prendi la pagina della guida pratica sotto il sotterraneo, prendi la guida pratica trasfigurazione livello intermedio in biblioteca, d'accordo. Poi dovremmo anche andare a parlare con Natti, adivinazione. Una grotta è qui ma non posso entrare con la scopa, fantastico. Quindi se mi butto di sotto... Perfetto, posso scendere in acqua anche con la scopa. Non ero mai entrato qui effettivamente ed è pieno di... spettri. Ah, credo... Ok, non l'ho mai vista questa zona, ma credo che qui c'è la dama grigia. La dama grigia? La saluterei, ma non mi sembra particolarmente socievole. Non lo è mai, poverina. Comunque, dicevo, credo che qui arrivino gli studenti con le loro, diciamo, cose prima di entrare a Hogwarts. Eccolo qui. Il porto sotterraneo. Così questo è il porto sotterraneo? Eh sì. E lì c'è un forziere con l'occhietto che sono 500 monete. Ok, la prossima pagina si trova lì. Ah, è da un po' che non facevamo sta cosa qua, eh. È questa qui, trovata. Ecco qua, torna a casa. Grazie. Ma sto tizio che cammina sui muri? Quanto è bravo! È un ninja, non è un mago. Certo che comunque a Hogwarts ci mettono poco a farti recuperare le lezioni, eh. Quel libro che la professoressa Weasley mi ha chiesto di trovare dovrebbe essere qui in giro. Trasfigurazione livello intermedio? Me l'ha chiesto anche a me. La Weasley mi ha chiesto di prendere una cosa da quel libro. Potrei averlo? Ma davvero? Ti darò il libro solo se mi intratterrai un po' rispondendo alle domande del mio quiz. Allora, che dà? Alcuni la chiamano cultura generale, ma io la chiamerei cultura essenziale. Quindi ho creato un piccolo quiz, diciamo, per divertimento. Si basa sulla cultura essenziale del mondo magico. Senti, piccola stronza, dammi quel libro. Nessuno oserebbe partecipare, anche se glielo domandassi più volte. Dicono di avere troppi compiti. Ma è vero. Ah, non danno valore alla cultura come invece faccio io. Ma a te interessa sicuramente. Ti farò iniziare con le domande più semplici. Se devo. Se è l'unico modo per convincerti a darmi quel libro, allora facciamola finita in fretta. Fantastico. Qualche domanda e ti consegnerò il libro. Iniziamo. Vabbè. Prima dell'invenzione del boccino d'oro, quale creatura magica veniva impiegata nelle partite di Quidditch? Ok, la soma per i film e per i libri. Il bolcino. Il bolcino d'oro. Esatto. Il bolcino fu introdotto nel Quidditch nel 1269 da un mago di nome Barberus Bragg. Sfortunatamente ora queste creature si credono estinte. La prossima domanda. Quale pozione è chiamata comunemente fortuna liquida? La Felix. Facile. Felix Felicis. Ben fatto. Poiché rende chi la beve temporaneamente fortunato, Felix Felicis è una sostanza bandita. Che scemo, per trovare la cesta prima potevo usare la Felix. Nella storia dei tre fratelli, quali manufatti magici vengono citati? I doni della morte. I doni della morte. Esatto. Secondo Beda il Bardo, i doni della morte sono la bacchetta di Sambuco, la pietra della resurrezione e il mantello dell'invisibilità. Qual è la palla più grande nel Quidditch? Ah, ecco, questa è un po' difficile. La pluffa, se non ricordo male. La pluffa. Proprio così. Quando nel corso di una partita di Quidditch un cacciatore lancia la pluffa attraverso uno dei tre anelli, segna 10 punti. Ok. Vero o falso? La pozione polisucco permette a chi la beve di cambiare specie. È un po' intricata, perché ti cambia aspetto, non specie. Falso. Esatto. Mentre la pozione polisucco può essere usata per modificare dettagli come età e razza, non permette di cambiare specie. Beh, per adesso. Beh, Hermione l'ha fatto per sbaglio. Ho messo il libro sul piedistallo. Grazie. Se vuoi nuovamente mettere alla prova la tua preparazione, ho molte altre domande da farti. Ci vinco qualcosa? Non sono quelle facili come prima. Le prossime sono decisamente più difficili. Vabbè, facciamolo già che ci siamo. Hai risposto a tutte le mie domande. Lo so. È bello sapere che esistono studenti che apprezzano il valore della conoscenza. I tuoi risultati mi hanno colpito molto. La tua conoscenza del mondo magico è vasta. Mi ci impegno. Grazie per l'intrattenimento offertomi rispondendo alle mie domande. Grazie per avermi fatto perdere tempo. Cosa ci ho guadagnato tutto ciò? Ho messo il libro sul piedistallo. Con Revelio dovrei sbrigarmela alla svelta. Revelio. Beh, wow. Tutto questo per avere delle pozioni, pensa un po'. Libro di trasfigurazione livello medio. Perfetto. Ho tutti gli incarichi della professoressa Weasley. Ora devo andare a lezione di trasfigurazione. Andiamo allora. Mi mancano solo due chiavi di Dedalo, però non so dove cavolo siano. Cose divertenti parte 1. Se spariamo al pupazzo di neve, lui ci lancia una palla di neve. Se gli lanciamo un incantesimo di fuoco, piano piano si scioglie, fino a diventare una poltiglia. Se però gli lanciamo Glacius,
ritorna come prima. Ta-da! Vabbè, andiamo a trasfigurazione, va? Buongiorno, prof. Che bel gufo, eh? Oh, Poppy. Ma no, ma povero! Ai vostri posti! Comunque la Wesley è un amante degli scacchi, come anche Ron. È di famiglia, quindi. Come siete stanchi di sentirmi ripetere? È una scienza esatta e si studia per tutta la vita. Però non dovete spaventarvi. Tutto o quasi può essere trasformato, ma solo se percepite il suo potenziale. Lo stesso che vedo in voi, streghe e maghi straordinari in tutti belli cuccioli! Oppure potrebbe essere solo la mia opinione. Ora sapete che cosa fare. Trasformare le cose in altre cose? Non mi sembra che lui sia convintissimo, eh. Ok, trasformiamo qualcosa. Ecco fatto. Semplice e pulito. Trasformazione. Oh. Miskal? Miskal? Splendido lavoro. Farfalle. La lezione è terminata. Magicamente io, fammi indovinare, tutti quanti, esatto. Di trascurare lo studio. Lo so, prof. Sono più vicini di quanto crediate. C'ha ragione. Voleva parlare dei miei progressi in questo trimestre, professoressa. Ho imparato tutti quanti gli incantesimi. Tu non abbia avuto problemi a metterti in pari. Manco un po'. E francamente il tuo rendimento scolastico è stato ottimo. Lo so, sono bravo. Grazie, professoressa. Gli incarichi extra mi sono stati molto utili. Proprio come più o meno, immaginavo. Eh? Pare che tu stia approfittando nel modo migliore delle opportunità offerte dalla guida pratica. Ma guarda. Ma la guida non è l'unico strumento di misurazione dei traguardi. Anche picchiare la gente. Ho sentito dire che hai fatto crescere una tentacula velenosa. Riuscire se per quello ho fatto anche partorire un terstal, eh. Calibro è un risultato di cui andare fieri. Grazie, professoressa. Ci tengo a dirti che i tuoi ottimi risultati mi hanno davvero stupita. Viste anche le voci sulle tue attività extracurricolari. La visita alle cucine e poi al cimitero di Hogsmeade insieme a Nick per corrompere un fantasma in cambio di informazioni hanno per caso a che vedere col professor Fig? No. Niente affatto. È che trovo i fantasmi molto interessanti, come anche il cibo. E poi volevo saperne di più sul castello e l'area circostante. Capisco. Ammiro la tua dedizione all'apprendimento, ma ricordati che i compiti scolastici e la guida pratica sono già pensati per educarti a sufficienza. Vabbè, ma sono curioso. La fine dell'anno è prossima e la tua preparazione per i gufo deve essere massima. Quando sarà il momento ti darò una valutazione finale per assicurarmi che tu sia pronto per gli esami. D'accordo. Per ora, complimenti. Ora puoi andare. Grazie. Ma in tutto ciò... Se vuoi esercitarti con l'incantesimo che hai appena imparato, il manichino da allenamento è a tua disposizione. Dov'è? Eccolo lì, ciao! E allora... vorrei metterlo... non lo so, perché alla fine dovrei selezionare un modo tale in cui riesca a incastrarle per bene tutte le attività. Tipo, questa è avvicina, abbassa, ghiaccia, fuoco. Dopo la nostra visita a Feld... Trasformati! Incontriamoci al vedere a nord della foresta e ti spiegherò tutto. Certo, Sebastian, ti sei annoiato così tanto a lezione? Il mio piano con l'elmo è fallito, ma ho un'altra idea. Credo che potremmo trovare ciò che ci serve in una miniera goblin a sud di Hogwarts. D'accordo, Logdog. Porta con te qualcuno che parli goblinese. Caso vuole che l'avevo indovinata. Ricordo sta cosa. Una volta mi ha parlato del goblinese. Infatti, cosa avevo detto io di Amit? Oh, bello! Oggettivamente credo che questi qua tipo di pelle siano i miei preferiti. Questo è lungo e questo è un po' più corto, però sono belli entrambi. Giaccone da bracconiere, beh, non credo che Poppy apprezzerebbe. E visto che abbiamo un punto talento, io direi proprio di buttarlo sugli incantesimi. Per quelle poche volte che useremo trasformazione, secondo me trasformarli in cose esplosivi potrebbe non essere una cattiva idea. Anche se
Combinato così potrebbe essere buono anche con Expelliarmus, sai? D'accordo, andiamo a vedere cosa vuole Natty. Che tra l'altro credo, esatto, sia la prima volta che vediamo un genitore a Hogwarts. Beh no, a parte volevi nell'ultimo parlare, film madre. Speravo di poterti parlare in privato, Natsai. Nel tuo messaggio dicevi di essere preoccupata per l'avvistamento di un'insolita creatura nei boschi intorno a Hogsmeade. Poteva essere qualsiasi cosa. Sai bene cos'era, Natsai. Sono autorizzata a uscire dal castello e sono sempre prudente, madre. Prudente? L'agente Singer non è d'accordo. Mi ha inviato un gufo per informarmi che stai cercando non so quali prove contro alcuni maghi oscuri. Mi ha rimproverata perché non ti tengo abbastanza sotto controllo. E ha ragione. Per un po' ti vieto di recarti a... Ah beh, che bello! Ma madre! Gazzellina mia, so Gazzellina. Che le tue intenzioni sono buone. Ma non deve intrometterti negli affari di chi porta pericolo. Ovvero io? Se qualcuno si fosse intromesso quel giorno, papà sarebbe ancora... Ecco, ha detto la cosa sbagliata. Devo andare a lezione. Forse la tua nuova conoscenza riuscirà a farti ragionare. Si è girata all'improvviso. Che frustrazione! Sara, perché ti amo? Non mi dà mai retta. Ti ha chiamato Gazzellina. È un nomignolo affettuoso nel posto da cui vieni. No. Ed è l'unica cosa che vuoi chiederle? Sono io, l'insolita creatura di cui parlava. Qui a Hogwarts non si studia l'autotrasfigurazione, quindi dovrei usarla il meno possibile, ma... Io sono un animagus. Minchia, buon per te! Ed è grazie alla mia forma di gazzella se ho potuto vagare liberamente per le Highlands finora. Con gran disappunto di mia madre. Ecco. È così che sono riuscita a spiare Rookwood e Harlow. Una roba interessante. Come si diventa animagus? Tanto lo so che non possiamo. Sei un animagus dalla nascita o lo sei diventata in seguito? Animagi si diventa. E il processo è piuttosto elaborato. Bisogna tenere una foglia di mandragola in bocca per un mese intero. Quello è vero. Poi lo dicono anche quando i malandrini cercano di trasformarsi per stare con Lupin. E questo è solo l'inizio. L'autotrasfigurazione è molto comune tra gli studenti di Wagadu. Ma la professoressa Weasley la considera troppo pericolosa per insegnarla qui a Hogwarts. Non ha tutti i torti, comunque. Ecco il perché del soprannome. Che abilità straordinaria. Vorrei altro poterlo fare anch'io. Adoro trasformarmi, ma mia madre non è altrettanto entusiasta della cosa. Dice che nessuna creatura, specialmente se così rara come una gazzella, dovrebbe girovagare in luoghi... Beh, in non ha tutti i torti, così diffuso. Sostiene che mi accadrà qualcosa di tragico nella mia forma di gazzella. Ma ha usato... Beh, la tu hai mai visto una gazzella in mezzo alle colline? Volte. Ormai non le credo più. Però ha ragione, cioè, scusami un attimo. Se ti trasformi in un coniglio capisco, ma una gazzella che vive in Africa, la vedi in Inghilterra, voglio dire. Si preoccupa per la tua incolumità. Forse dovresti stare alla larga da Hogsmeade per il momento. Sarebbe più sicuro, ma non credo sia la cosa migliore da fare. Tu sì. Sì. Tu potevi benissimo fuggire quando hai scoperto che Rookwood, Harlow e Ranrock ti davano la caccia. Ma non l'hai fatto. Ma questo c'entra me, non te. Devo affrontare Rookwood e Harlow, non nascondermi da loro. Ma chi te l'ha chiesto? Ma vai via. Mia madre non può sapere sempre dove sono. Ma vai via, ma chi ti vuole? Mi ha fatto piacere che fossi qui con me durante quella conversazione. Ma va a cagare. Vuoi solo sentirti protagonista, cioè, non per cattiveria, ma... Oggettivamente non hai motivo di farlo. Cioè, capisco, sì, però è forzatissima la cosa. E niente, andiamo a vedere Sebastian che vuole. Un po' lontano, eh. Sai che animali dovrei trovare in giro? Un altro snaso, ne ho solo uno. Eccomi qua. Anne sta peggiorando. Se c'è anche una sola speranza che... Sebastian, sono qui, non c'era bisogno di darmi una lettera. Menzionata nel libro di incantesimi di Serpe Verde. Ho bisogno del tuo aiuto. Lo so. Raggiungimi fuori Feldcroft, nei pressi della catacomba. Sono già qua, sono già qui. Ho delle notizie promettenti. Ancora. Su dove possiamo trovare la nostra amica delle Ebridi per restituirle, tu sai cosa. Incontriamoci nella piazza di Hogsmeade. Regà, una cosa alla volta, per favore. Ho fatto il prima possibile. Sono stato così distratto dallo scriptorium e dal libro di Serpe Verde che mi ero quasi dimenticato cos'è che mi avesse colpito del trittico. Questa è la veduta dipinta sulla tela. Incredibile. Cioè? Conosci proprio bene quest'area. E mentre ti stavo aspettando, ho ispezionato in giro e ho scoperto una miniera abbandonata nei paraggi.
piena di seguaci di Rarrok. Credi ci sia un qualche collegamento con il trittico? Non ne ho idea. Ma forse stanno ispezionando tutto come hanno fatto al castello di Rookwood e al maniero di Isidora. Cosa intendiamo fare? Ovviamente andare a controllare. Dobbiamo scoprire cosa stanno combinando, ma senza attirare la loro attenzione. Beh, oddio, molto io bene. L'avrei fatta. E ho ancora quel simbolo runico che abbiamo trovato sul trittico. Se c'è un collegamento, sospetto che lo rivedremo da qualche parte. D'accordo. Dopo di te. Andiamo allora. Credo di averla già fatta questa zona, ma ovviamente durante la missione si azzera tutto. Nessuno entra in questa miniera. Chiunque ci provi morirà. I seguaci di Rarrok sono assetati di sangue. Ecco fatto. No, non mi hai visto, non mi hai visto. La stirpe magica sarà sconfitta. Sì. Tutto quello che vuoi. C'è qualcuno? Di là? No, non c'è nessuno. Un rumore, l'ho sentito. Lo so. Sono bravo a nascondermi. Vai, prima che si gira. Petrificus. Preso! Madonna mia. Petrificus Totalus è troppo rotta come cosa, comunque. Ma trasfigurazione è anche quella insta-kill? Giusto per capirci. Ma è ancora vivo? Cioè, io lo vedo ancora sulla mappa. Ah, ok, è scomparso. Beh, oddio. Se praticamente ti trasforma e non ti dà modo di ritrasformarti, è sostanzialmente Instakrill, veramente. Dunque, e questa è fatta. Altra tutto miniera. Procede per il meglio. Lo so, perché siamo sono bravo io. Una bella squadra. Assolutamente sì. Ancora Eppure... una volta possiamo superarli o combattendo o procedendo senza farci vedere. Sai già cosa sceglierei io. Lo so, però scelgo io. Ecco fatto. Eppure un brutto presentimento. Forse per Sebastian. Possiamo trovare un passaggio alternativo. Andarsene in giro di nascosto ha il suo fascino. Non ti dico che morirà, però qualcosa succede di sicuro. Vediamo se riesco. Non lo so, a farlo più. Mi ricordo di quando sono quasi caduto da un carrello alla Gringotts. Ero di costo tanto. Uno. Non cadrei. Sarebbe già tanto riuscito. Vai. Due. Ecco fatto. Ecco qua. Chi va là? Vai, Mr. Crab. No, maledizione. Povero Sebastian. Expelliarmus. Lo so, mi spiace. Abbiamo imparato un nuovo incantesimo mica per nulla. Il divertimento è relativo. Non hai torto. È stato relativamente divertente. Ma va a cagare. E ok, ora dobbiamo trovare il modo di salire là sopra. Ah, che bella grotta, eh? Devo dirtelo. Giravoce che questa miniera sia stata chiusa tanto tempo fa a causa di un'infestazione di ragni. Ah, e allora? Bene, nulla che non abbia già visto. Esatto. Questo è l'atteggiamento giusto. Stiamo facendo rapidi progressi. Lo so. Beh, cadaveri di ragni ne è pieno sto posto, quindi direi che possiamo entrare. Oh, che cacchio. Diventiamo invisibili. Non che ci serva ormai, però. È sempre bello fare un po' di stealth. Comunque vada, siamo dentro. Voglio dire, tanto ormai dovrei riuscire ad ucciderli entrambi. Fatto. Questa non è una miniera, è una tomba. Ah, che bello. Fu chiusa in seguito a degli incidenti. Ora capisco il motivo. Però, sai, mi aspetto anche una mezza boss fight. O comunque uno scontro con tanta gente. Eccoli qua i ragnetti. Sei contento, Sebastian? Spero che tu non abbia schifo. Diciamo. Becca questo. Becca questo, in faccia. Bravo Sebastian. Quanti seguaci di Rarrok ci sono qui dentro? Nel mondo più che altro. Devono essere certi che quel che stanno cercando si trovi qui. Ok, qui abbiamo una pedana per fare levioso. La vera domanda è: incendio! Qual è la direzione giusta? Quel ragno, è vero? La sporgenza è terribilmente in alto. Hai qualche idea sul da farsi? Andare avanti. Cosa abbiamo? I tappeti grandi, che bello. Mentre più in basso abbiamo ancora un altro forziere. Mettiamo questo qui.
E saliamo di sopra. Eccoci qua. Ma un combattimento con un ragno gigante, ti dirò che non mi sorprenderebbe. La gente abbia paura dei ragni. Saranno le zampe pelose, gli occhi senza anima o le zanne velenose. Dipendo! Un'altra delle loro adorabili caratteristiche. Scusami, Sebastian, ero preso dallo scheletro che si è spaccato dopo che l'ho liberato. Stiamo raschiando il fondo del barile. Avrei dovuto evocare delle scale. Beh, più che altro mi ha sorpreso la battuta che tu non abbia detto nulla. Ok, a proposito di barile e scale. Riparo. Riparo. Ecco, fatto. Che lo usiamo talmente poche volte che ogni tanto ti dimentichi anche della sua semplice esistenza. Tanti seguaci di Ranrock morti ci sono, eh. Lo sapevo che stavi per arrivare. Forza, bello. Descendo. Lati. Incendio. Tanto facile. Beh dai. Mi aspettavo totalmente di peggio da... la zanna, giusto. Da trasformazione. Però mettegli quel punto talento in più per trasformarlo in bombe. Ce ne stiamo sbarazzando in fretta. La professoressa Hecate sarebbe fiera di noi. Sicuramente. Oh, ai. Praticamente aspetta. Ah, cacchio. E certo, tu puoi passare tranquillamente, io invece mi devo fare il culo. Cos'è? È stato di Rospi Viola. Ah, che bello. Ma se do fuoco incendio. Qua? Perfetto, funziona. Lumos. E che cosa abbiamo trovato? Non mi aspetto nulla di eccezionale, eh. Come al solito non lo sappiamo. Abbiamo trovato un vestito. Altro scontro? Ma certo. Descendo. Incendio. Bravo Sebastian. Non abbiamo ancora visto neanche un singolo simbolo runico. Lo so. Probabilmente li troviamo tutti alla fine. Non abbiamo tempo di pensare alle rune. E sarà una distrazione. Ci attende un altro scontro. Non posso dire che la cosa mi sorprenda. Sai che novità. Una delle cose più buone che abbia mai mangiato. Ho sbagliato. No! Kaboom. Aia, stronzo. Incendio. Ecco fatto. Dov'è? Eccolo lì. Questo è grosso. Ecco fatto. Kaboom. Ohia, che male. Expelliamo, flipendo. Aspetta. Descendo. Incendio. Ecco fatto, bastardo. Bombardo. Confringo. Ma quanto sei resistente. Ecco qua, dai, crepaci. Perfetto, grazie. Defuzzo. Arresto momento. Bombarda. Confringo. Andato. Ancora. Ora non ci sei più, perfetto. Abbiamo fatto piazza pulita. Non sei così male per essere una serpe verde. Ah beh. Voi Grifondoro non avete il monopolio. Incendio. Hai ragione. Tanto tutta questa storia delle casate. Incendio. È solo per far felice i presidi e i vari professori. Allora. Uno è lì. Possiamo dare un'occhiata. Uno è qui e uno è là sopra. Confringo. No, ho sbagliato. Ancora sopra uno, la ancora porta uno. Della caverna. Il seguace di Rao non sapeva doverlo cercare. No, ancora uno? Perfetto, fatto. Io sì. Che cosa abbiamo qui? Cos'è, una testa dentro? Ah no, sì, sono delle teste. Tra l'altro, quanto è grosso sto libro? Un altro passaggio. Esatto. Prima però dobbiamo ispezionare la stanza. Sì, Reveglio. Sì. Ma a parte sta scopa, da quanti secoli è qua che pulisce? Allora, intanto prendiamo questo. Cosa hai trovato?
un'iscrizione di Isidora. Esatto. Speriamo ci aiuti a dipanare questo mistero. Sebastian, credo di aver trovato qualcosa. È un pezzo di tela. Ottimo. Non è stata fatica sprecata. Beh, oddio. Eppure, questo posto ha qualcosa di strano. Tipo? Se il trittico ci ha condotti fino a questa tela, possiamo supporre che Isidora Morganac sia passata di qua. Pare sia passata ovunque. Ma se già usava il sotterraneo e la cantina sotto il suo maniero a Feldcroft, perché creare questo spazio? Per essere ancora più nascosta? Perché nascondere criptici simboli runici? È un'antica magia che nessuno può vedere. Anche Isidora e Percival Rackham, un altro dei custodi, potevano vedere le tracce di magia antica. Rackham? Mai sentito nominare prima d'ora. Tra i ricordi che ho visto, alcuni erano i suoi. Non credo che lui e Isidora fossero d'accordo su come usare questa magia. No, purtroppo non lo erano. Riportiamo la tela al trittico. Forse così troveremo delle risposte. Andiamo a vedere, allora. Questo posto è strano, eppure mi affascina. Ora dobbiamo uscire da qui e tornare a Hogwarts. Vediamo se... Forse possiamo trovare un altro modo di raggiungere il sotterraneo. Guardiamo in giro. Vediamo se questo muro ci riporta al sotterraneo. E ora il momento della verità. Deve combattere. Sentiamo. Vediamo se poi arriva anche il nostro amico Malocchio. Ti prego, dimmi che riconosci la scena dipinta su questa tela. La buona notizia è che sì, la riconosco. E quella cattiva? Altri guai in vista. Ovvero? Conosco quella costa. Ranrock ha invaso una miniera da quelle parti e tutta l'area circostante. Per Maron Wim è stato un disastro. Pare sia messo male come Feldcroft. Ok. Che dici, andiamo lì? Dovremmo aspettare. Esatto. Perché siamo sempre un passo indietro rispetto a Ranrock. Forse conosco chi potrebbe farci stare un passo avanti. E chi sarebbe? Mi ha chiesto di non dire nulla. Ti chiedo scusa, mi fido di te, però... acqua in bocca. Qualcuno che conosce personalmente Ranrock. Mi ha chiesto di non rivelare il suo nome. È un goblin? Ti prego, dimmi di no. Lo sai che sono stati goblin a maledire mia sorella, vero? Hanno detto deve essere vista e non udita. Lo so, ma non tutti i goblin. Non tutti i goblin cosa? Hai dimenticato, Feldcroft? Hai dimenticato la miniera che abbiamo appena attraversato? No, Sebastian, ma non mi stai ascoltando. Esatto. Perché dovrei ascoltare chi non capisce niente? Ehi, non hai la mente lucida, stai buono. Non sai quello che stai dicendo. Prendi fiato un attimo. Oh, invece so esattamente quel che dico. Incredibile. Sebastian, vedi di riprenderti e poi ne riparliamo.